Cari quadisti, buongiorno. Intermezzo tra gara 1 e gara 2 abbiamo i nostri astri italiani Mattia Torraco e Nicola Montelvini, che ci hanno concesso un'intervista prima di gara 2, quindi dobbiamo anche essere un po' veloci, perché tra una ventina di minuti questi campioni si scontreranno con il meglio dell'Europa per difendere i colori dell'Italia. Partiamo da Nicola, poi andiamo a cazziare Torraco, perché veramente poi voi vi spiegheremo cos'è successo. Nicola Montalbini, ricordiamo che in questo campionato ci sono due campionati: l'internazionale quad, che copre tutte le date dell'italiano, e il campionato italiano quad. E vi ricordiamo, Nicola Montalbini, gara 1, prima posizione di campionato italiano e seconda posizione di campionato internazionale. Nicola, ti abbiamo visto partire, faticare, un po' lungo alla prima curva, comunque una all shot fino alla prima curva, dalla quinta posizione un grande controllo, due giri di tranquillità a metà gara e poi un attacco al giovane ragazzino prodigio di 16 anni, Yao Vale Silva, e il superarlo, l'affermare la tua supremazia, l'allungare, fare metri e via fino all'ultimo giro della gara, dove purtroppo all'ultima curva è avvenuto un intoppo tecnico che ti ha consentito di prendere solo la seconda posizione. Signori, la seconda posizione al campionato internazionale, è da ridere dire solo la seconda posizione, cioè Nicola, sei un grande. Più che altro perché c'avevo la vittoria in pugno e ho fatto un errore, sono arrivato lungo su una curva e mi sono ribaltato. Ma secondo me gli altri team manager ti hanno buttato dell'olio in pista, qualcosa, cioè era l'unico modo per fermarti, Nicola. Beh, no, partiamo dall'inizio, nel senso che io ho fatto una buona gara, non dico ottima, perché purtroppo ho fatto l'errore già subito in partenza e sono arrivato lungo e ho perso qualche posizione. Poi qui si fa molto fatica a fare i sorpassi e quindi ho faticato parecchio per riuscire a raggiungere poi la prima posizione, però dopo un po' ci sono riuscito, pensavo di avere la vittoria in pugno, invece ho fatto un errore, io direi addirittura da principiante, che poi ma ho finito secondo. Beh, meno male che ogni tanto anche tu fai degli errori così, perché ormai eravamo abituati a non vederne gli errori del Montalbini per Diana. Ascoltami Nicola, allora la gara è andata come è andata, seconda posizione, bravissimo, dico solo bravissimo, però nel risultato gara c'è una cosa che stupisce. Dillon Zimmerman, americano, venuto in Italia, team Motoworks DVT ufficiale, cioè diciamo il meglio in assoluto al mondo, Martin Liska, Stefan Schreiber, Zimmerman, tempo più veloce in gara 1.57.9, Martin Liska, tempo più veloce in gara 2 minuti, Stefan Schreiber, tempo più veloce in gara 1.59.8. Poi ci puoi aiutare, perché non riusciamo a leggere un cazzo, anzi facciamoci aiutare dal Torraco. Qua c'è un 1.56 a 0.99, chi è? C'è scritto vecchiaccio, chi è il vecchiaccio? Numero 1. Numero, chi è il vecchiaccio 1? Nicola. Allora, diciamo che in gara il vecchiaccio zio Nicola ha tirato al secondo pilota più veloce due papine al giro, cioè vuol dire che gli ha dato a Zimmerman 2 secondi al giro e poi via via tutti gli altri. Vediamo che addirittura allo Schreiber mi sembra che il buon Nicola gli abbia rifirato quasi 4 papine al giro. Quindi il problema grosso è che noi dovremmo fare i complimenti al buon Torraco Cazzarola, che sta imparando, è un grande, che ha fatto praticamente gli stessi tempi di Schreiber e gli è arrivato alle chiappotte, ma il problema è che gli hai dato 4 secondi. Cioè, gli dobbiamo fare i complimenti o lo dobbiamo cazziare? No, no, bisogna fargli i complimenti, perché Mattia è passato quest'anno da ricordiamo, ottavo nell'internazionale, ma secondo nel campionato italiano, no? Signori. Cioè, Mattia chiaramente per lui penso che quest'anno sia un anno un po' di transizione, perché viene dall'altra categoria e quindi è un anno di transizione. Mattia, come tutte le gare, ogni volta ci mette del suo e riesce a tirare fuori sempre un ottimo risultato. Io penso che comunque anche la seconda manche, siamo più in confidenza con le moto e tutto. Che ricordiamo sono nuove, le conoscete abbastanza, sì. Poco, mi pare sia cambiata, infatti, la distribuzione dei pesi, insomma qualcosa di diverso. E quindi sono sicuro che Mattia la seconda manche può fare bene.
Poi abbiamo visto delle cosine insieme che vedrai che... Ah cazzo, andate ancora più forte, ragazzi, certo, non va bene. Noi comunque ci aiutiamo, cioè lui, certo. Lui aiuta me, anche lui aiuta me, non è che... È una cosa, diciamocelo. Ragazzi, abbiamo visto le vostre moto copiare perfettamente il terreno, come assetto, come quanto, ma nelle salite abbiamo visto... non facevate così tanti metri come le moto copiavano il terreno, cioè nell'allungo delle moto non eravate avvantaggiati, benché la moto stesse bene. Beh, stesse bene a terra. Quando c'hai un quote davanti, la traiettoria migliore la prende il quote che sta davanti a te. Ecco, fare una gara in rimonta è stata dura. È stata dura perché chiaramente non facendo la linea migliore, di conseguenza non riesce poi a prendere in massima velocità perché la pista è rovinata e quindi si fa fatica. Ricordiamo che Nicola Montalbini ha sudato dalla quinta a sesta posizione una rimonta dei grandi sorpassi, e quando ha raggiunto la prima posizione effettivamente ha sorpassato il Yao Vale Silva e ha imposto il suo ritmo e se n'è andato cambiando marcia. Il buon Mattia Torraco invece è stato invischiato nel gruppo e ha dovuto effettuare tutta la gara in un gruppone e ha avuto anche problemi di visibilità. Sì, diciamo che io ero l'ultimo del gruppettino che seguiva e praticamente non si vedeva niente. Io andavo un po' a stima, più o meno sapevo dove era la strada e cercavo di stare dietro. Peccato perché comunque diciamo che il mio passo era comunque lì, eravamo tutti lì. E i tempi lo dimostrano, cioè qualche... Mattia Torraco, Stefan Schreiber, sì, sono diciamo tutti lì, eh? Abbastanza lì. Quindi sicuramente questa pista è molto stretta e comunque abbastanza una monotraettoria. Per le persone normali come noi è difficile sorpassare non come lui, e quindi è stata dura, però comunque l'importante è vedere che il passo c'è. Poi... Esatto. Beh, se l'anno scorso ti avessero detto alla prima gara che avresti tenuto il passo di Stefan Schreiber, probabilmente... Ah, già ho visto io l'anno scorso comunque le ultime gare che abbiamo fatto, qualche gara mi ha anche doppiato insieme a quest'altro cane qua, quindi ma lì eravamo arrivati gotti l'anno scorso. I miglioramenti piano piano ci sono, insomma. Mattia Torraco sta migliorando tantissimo. Basta, hai preso Stefan Schreiber, ma il vecchiaccio qua quattro papine a Stefan Schreiber, quattro papine cazzo. Ma porca puttana, ragazzi, un grande in bocca al lupo, siamo contenti che abbiate ben difeso i colori dell'Italia, avete fatto due gare fantastiche. Ricordiamo una e ancora un'altra. Esatto, e perdiamo dopo. Signori, in bocca al lupo, siete i nostri campioni e a risentirci dopo gara 2. Bravi ragazzi, okay, complimenti. Grazie. Ciao, ciao a tutti.